motivo principale per venire a Bangkok sono i taxi roll. Dinamico nelle riprese, bravo. Siamo nel ristorante di James Oliver. Cin cin. Vera pizza napole. Thailandese. 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 Allora adesso Soul Mafia ci dirà le 5 aggettivi per descrivermi. Te? Sì. Ah, ok, giustamente. Beh, scusa, il mio canale, cazzo. Okay. Egocentrico. Sì. Logorroico. Sì. Generoso. Non sto scherzando, cioè so che sembra che sto scherzando, ma è vero. Generoso in che senso? Generoso nel senso che pensa agli altri, cioè aiuta gli altri. Dinamico. E ancora egocentrico. Non hai descritto nessuna delle mie qualità. Ah no, ho detto che sei generoso. Sì, ma quella lo sanno. Qualcosa che non sa la gente. Ah, e che ne so io. Adesso dico 5 parole, 5 cosa è le cose che. Ma quella è una cosa positiva. Ma non sa la gente, ho detto che ne so. Ma quella lo sa la gente, scusa. Come pensi che abbia fatto 15.000 iscritti? Scusa, Fai la presentazione come se fossi un K-pop coreano. Ok, il motivo principale per venire a Bangkok, ragazzi, sono i... E non ci sono più. Vai, pubblicità. Sono i taxi roll. Eccolo qua. Dinamico nelle riprese, bravo. Lo so. Cos'è questo casino? Ma che è? Questo è peggio del raduno dell'Harley Davidson, ragazzi. Cos'è? Che quanti scooter ci sono? È una Vespa special che... Guardate qua, tutti in fila a comprare il nuovo CD di Sebastiano Serafini, Flower. Guardate che facce felici. Vedete? In onore della nuova canzone. Allora, io non vorrei dire, ma... Yes, il nostro Marco, gli effetti dell'Unicorn Café l'hanno fatto ballare le lollipop, quindi io non lo so. Ma devi scendere, sennò non vai down down. E vai down 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 però. Queste erano musiche dei suoi anni, io non la conosco però, dai, ci fidiamo. Poi vado a cercare su Google cosa sono le lollipop. Voi conoscete le lollipop? Mi ha detto che è un gruppo tipo le... tipo i One Direction. Marco! Perché c'hai il ciclo? Perché mi è venuto anche a me, però... Vedete, l'Unicorn Caffè Fa venire il ciclo. Mi raccomando, fate come lui e mettete like al video. Asia Bangkok Hotel. Bangkok. Asia Bangkok Hotel. Non male che c'ho quella batteria. Vabbè, ma dai, stiamo per salire su questa macchinetta. Asia Hotel. Asia Hotel. Yes. Yeah, I know. How much? 100 baht. 150. Oh, 100 baht, my friend. No, 50. Allora, vabbè, andiamo a piedi. 80 baht. 70. 50? 50? 50. Ok, yay. Yeah. 50. Che figata! Io sono emozionato! Bene ragazzi, siamo saliti su un motorino bangkokiano! Che figata! Lusso! Guardate, Met wow. Gala! Guarda quanto è per il culo questo tizio adesso, poverino! Siamo nel ristorante di James Oliver. Quanti di voi lo conoscono, ragazzi? Ci hanno già portato il panino, questo qua, insomma, proprio tipico italiano, ragazzi. Molto bello. Abbiamo ordinato una pizza e che cosa? Ah, la bretaola. Vi sapremo dire se la pizza è veramente quella bella bella napoletana. Cin cin! A cosa brindiamo, Serafini? Alla gioventù andata. Alla gioventù andata, ma pensa per te, vecchia zitella. E sono arrivati finalmente i nostri piatti, la vera pizza napoletana, ma in Thailandia. Quindi la vera pizza napoletana. Thailandese.
Thailandese. Ma però guarda come la crusta, com'è. È vero, è molto. Sembra finta. Tu che sei esperto di pizza napoletana. Oh madonna, vengo proprio da lì. Poi abbiamo un'insalata di bresaola. Tra l'altro dovete sapere che queste due fette di bresaola sono costate quasi il doppio di questa pizza intera. Però hanno meno calorie. Però hanno meno calorie. Esatto. Allora, fai un assaggio, Serafini. Un assaggio? Ma questa pizza, guarda la crusta, non vuoi fare una foto? Facciamo una foto, Insta Story. Ah, è vero, facciamo Insta Story. Ci vediamo dopo, scusate. E finalmente è arrivato il momento che tutti voi aspettavate. Serafini assaggerà la vera pizza napoletana. Ma nessuno l'aspetta. Guarda che questo è il tuo canale, aspetta. Ma lo metto alla fine del video, quanto ti è cambiato. Assaggia questa pizza. Ma è già intagliata? È intagliata, sì. Oh mio Dio! Oh mio Dio, ma è una fetta che si stacca, incredibile. Eh sì. Dai. Assaggiamo. Oh, che bocca grande che hai. È per mangiarti meglio. A me? No, proprio di napoletana non ha niente. Cioè, ah, proprio normale. Cioè, la pizza cono buona, ma questa qui no. Adesso la voglio proprio assaggiare. Era meglio la pizza cono. Era meglio la pizza cono. Dai, non è tremendo, ho mangiato cose peggiori. Beh, le pizze esagerate sono buone, quelle del tostapane, quelle pronte in 5 minuti. 5 minuti. Ma gli dite qualcosa per favore? Ok, la mamma di Soul Mafia ha un messaggio per voi. Vai mamma. Scaricate Sour. Se lo dice la mamma di Soul Mafia dovete farlo, vi lascio il link qui e se non seguite la mamma di Soul Mafia andate qui. Cioè, non ho mai ascoltato un suo pezzo e sarà ma neanche stronzo. Ora fa cagare.